Benvenuti a questa nuova edizione di Licata News. In apertura, ancora una volta, le demolizioni. Slittano gli esiti dei primi due incidenti d'esecuzione presentati da altrettanti ex proprietari di immobili abusivi. I particolari in questo servizio. È slittato il verdetto sugli incidenti d'esecuzione presentati dai legali di sei ex proprietari di immobili abusivi a rischio demolizione. I giudici del Tribunale di Agrigento, chiamati ad esprimersi sui ricorsi, avevano infatti 48 ore di tempo. È molto probabile che oggi possano arrivare i pronunciamenti attesi invano per tutta la giornata passata. Due gli incidenti d'esecuzione trattati ieri, entrambi per immobili situati nei pressi della località balneare di Marianello. Altri due verranno discussi tra il 25 e il 27 maggio. A questo punto è pressoché certo che nel weekend appena iniziato non venga eseguito alcun abbattimento. Anche ammesso che il pronunciamento dovesse arrivare nella giornata odierna, pare infatti improbabile che le ruspe vengano accese immediatamente. L'opera demolitrice ieri è continuata alle Balatazze, incontrata Nicolizia, dove sta proseguendo lo sgombero di una villetta sul mare già abbattuta. Le procedure sono però rese accidentate dalla conformazione della costruzione, che non permette il passaggio di mezzi pesanti, e pertanto il carico viene effettuato utilizzando mezzi più piccoli, la cui portata di peso è gioco forza limitata. Finora tutte le demolizioni sono state eseguite in zona L, quella dove vige il vincolo di inedificabilità assoluta, poiché all'interno della fascia dei 150 metri dalla battigia. Sul tema abusivismo è arrivata la presa di posizione della segreteria locale del Partito Democratico. In questa vicenda non si può che stare dal lato della legalità, scrive il segretario Massimo Ingiaimo, e quindi si deve sostenere Angelo Cambiano, nonostante i suoi limiti nella gestione politica della vicenda ed in particolare nell'incapacità di coinvolgimento e di gestione del dissenso. Occorre dire con chiarezza che la legge va rispettata, le sentenze vanno eseguite e né il sindaco né il consiglio comunale hanno competenze e strumenti per sottrarsi all'esecuzione di sentenze passate in giudicato. Contemporaneamente però, continua Ingiaimo, è del tutto evidente che l'abusivismo è stato un fenomeno sociale che ha attraversato tutti gli strati della popolazione di tutta la Sicilia e di diverse parti d'Italia, con complicità materiali e culturali tra abusi e istituzioni. Sbaglieremmo a trattare il tema dividendo tra buoni e cattivi e dando l'impressione che si è scatenata da un lato una caccia alle streghe e dall'altro una corsa a chi è più legalitario degli altri. La questione va affrontata con il tatto e la serenità necessaria, che oggi purtroppo non ci sono, conclude il segretario PD. In questo senso è quanto mai opportuna la proposta avanzata dal procuratore della Repubblica di Agrigento Renato Di Natale in un'intervista di unire e coordinare le varie procure siciliane per far sì che possa esserci un comportamento uniforme. Sono stabili, seppur ancora gravi, le condizioni del centauro 53enne favarese rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla strada statale 115. L'uomo, mentre viaggiava sulla sua moto di grossa cilindrata all'altezza del bivio per Palma di Montechiaro, per cause ancora da definire, si è scontrato con una BMW guidata da un 29enne palmese. Il favarese è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Caltanissetta, dove si trova ancora ricoverato nel reparto di rianimazione. Il 53enne è molto conosciuto a Favara, la sua città, in questo periodo interessata dalla campagna elettorale in vista delle prossime elezioni comunali, che si è fermata per un giorno portando il proprio pensiero al suo concittadino. E un campeggiatore di Bologna sarebbe stato trovato privo di vita dentro la tenda dove campeggiava a Lampedusa. L'uomo, 50 anni, pare si trovasse sull'isola per una vacanza. Del fatto si stanno occupando i carabinieri. La notizia è stata riportata con dovizia di particolari dall'edizione odierna del giornale La Sicilia. Sit-in di fiaccolata pro legalità domani alle ore 19:30 in Piazza Progresso. Dell'iniziativa ne abbiamo parlato in questa intervista con gli organizzatori. Semplici cittadini e associazioni organizzano un sit-in fiaccolata che si terrà domani in piazza. Ecco, vogliamo spiegare il motivo di questa fiaccolata, perché domani è importante scendere in piazza. Sono tra gli organizzatori di questa iniziativa che si terrà domani in Piazza Progresso alle ore 19:30, domani 21 maggio. Io sono qui per invitare la cittadinanza tutta a partecipare, perché è importante. Portiamo avanti questo progetto per la legalità. Diamo interesse e dimostriamo al nostro primo cittadino che siamo accanto a lui e che vogliamo che questa città cambi. Quindi rinvito la cittadinanza, non è una manifestazione, non è un pro, non è un contro. Quindi la invito tutta la cittadinanza a essere tutti presenti.
Quindi noi giovani abbiamo deciso di portare avanti questo progetto per la legalità e quindi noi siamo qui presenti, abbiamo deciso da che parte stare. L'iniziativa di domani è un'iniziativa, lo ricordiamo, sociale, che vede coinvolte associazioni cittadine, scolaresche, un po' tutta la cittadinanza per fare sentire la propria voce. Sì, io sono in rappresentanza dell'Associazione Archeologica Licatese, che ha deciso di sposare un'iniziativa pro legalità che vede coinvolta tutta la cittadinanza e diverse altre associazioni, tra le quali Musea Musia, OPA, AIDO e anche tantissimi altri liberi cittadini che hanno deciso di condividere gli intenti. Licata appare oggi agli occhi di chi la osserva come una comunità infelice che è stata costretta a lungo a condividere una realtà dove esiste una cultura sbagliata, dove l'illegalità è genericamente e particolarmente diffusa. Ragion per cui noi, diciamo, come associazione, ma insieme anche a tutti gli altri, abbiamo deciso di dire a gran voce che Licata non è solo questa, ma che Licata è tanto altro. Licata, dicevo, è una città molto particolare, è una città fatta di persone che si impegnano nel volontariato, in vari ambiti, nell'archeologia, nell'arte, nella musica, nello sport, ed è questo il contesto in cui noi vogliamo vivere. Un contesto fatto di positività, dove si possa essere liberi di esprimersi senza avere paura. Proprio per questo noi vogliamo condannare fortemente il vile gesto che è stato fatto nei confronti del primo cittadino e che ha mortificato l'intera comunità. Quindi insieme a tanti altri cittadini abbiamo intenzione di uscire dal silenzio e di dimostrare qualcosa che possa essere un segnale positivo di riscatto per questa città, che è Licata, che è la città dove noi abbiamo deciso di restare, di vivere e di costruire il nostro futuro. Quindi rinnovo l'invito a partecipare all'iniziativa sit-in che si terrà in Piazza Progresso alle 19:30 di domani. Istituire la figura professionale di autista soccorritore, il deputato Vincenzo Fontana ricorda un caso emblematico e sollecita l'approvazione del DDL. Qualche settimana fa, scrive Fontana, ho presentato un disegno di legge finalizzato all'istituzione della figura professionale dell'autista soccorritore in Sicilia. Pur sapendo che su questa materia la competenza è del governo centrale, ho voluto mettere in risalto una tematica tanto delicata quanto di fondamentale importanza, visto che riguarda la salute dei cittadini. L'autista soccorritore, prosegue il vicepresidente della Commissione Salute, non è un medico, ma collabora attivamente e direttamente con il personale medico negli interventi di medicina e di urgenza. Nella tarda serata di ieri i carabinieri della compagnia di Sciacca hanno arrestato un pregiudicato sassacense di 44 anni, l'uomo in stato di ubriachezza dopo aver picchiato con violenza l'anziana madre all'interno di un esercizio pubblico di Menfi, dal quale era stato allontanato da alcune persone che avevano assistito alla scena, aveva minacciato di armarsi con un fucile subacqueo per ritornare e farla pagare a tutti. Provvidenziare l'intervento della pattuglia della stazione di Menfi, che in quel momento transitava proprio davanti al bar. Insospettiti dalla fuga improvvisa dell'uomo, i militari lo hanno inseguito fino alla sua abitazione, da dove poco dopo è uscito imbracciando un fucile subacqueo per la pesca, già armato e con arpione inserito, venendo però prontamente fermato e disarmato dai carabinieri, che hanno così evitato il peggio. Torniamo a Licata. Il Comune ha diffidato il libero consorzio comunale di Agrigento per la pulizia delle spiagge. Se la provincia non provvede entro 10 giorni, sarà il Comune a sostituirsi. Vediamo. Pulizia delle spiagge in vista dell'estate 2016, scenario simile a quello dell'anno passato. Il Comune ha formalmente diffidato la provincia di Agrigento ad intervenire per riportare salubrità sugli arenili del litorale con una nota inoltrata lo scorso 16 maggio. L'amministrazione comunale ha fatto presente che in mancanza di risposta entro e non oltre 10 giorni dalla data della richiesta, si legge in una nota diffusa da Palazzo di Città, sarà il Comune a provvedere autonomamente alla pulizia delle spiagge, trattenendo il costo sostenuto per gli interventi dalle risorse da trasferire all'amministrazione provinciale ai sensi di un'apposita norma di legge in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti. La competenza dell'intervento è appannaggio della provincia. Come dicevamo in apertura, sembra si possa andare incontro allo stesso scenario già vissuto 12 mesi fa, quando era stato il Comune ad intervenire per pulire gli arenili. Ormai, sottolinea il sindaco Angelo Cambiano, l'estate è alle porte. Come amministrazione siamo già impegnati a rendere accogliente tutto il nostro territorio per offrire a quanti ci abitano e a quanti verranno tutte le nostre potenzialità.
diversità, bellezze e ricchezze. E per raggiungere questo risultato è necessaria la totale collaborazione anche di tutti quegli enti che per legge sono demandati ad assicurare determinati servizi. Noi, per quanto ci compete, siamo pronti a collaborare con chiunque pur di raggiungere i risultati su cui puntiamo per la rinascita di questa nostra amata città. Va precisato che la pulizia riguarda solo i tratti liberi, mentre in quelli sottoposti a concessione la bonifica viene espletata dagli assegnatari dell'autorizzazione da parte dell'assessorato regionale, territorio e ambiente. Non c'è nessun ripensamento da parte dell'amministrazione comunale di Agrigento rispetto alle intese raggiunte tra le amministrazioni di Agrigento, Favara ed Aragona sul tema della revisione dei confini dei tre comuni e nello specifico del quartiere di Favara Ovest. A tale proposito interviene l'assessore all'urbanistica e vice sindaco del comune di Agrigento Elisa Virone, che afferma: si prosegue senza esitazione lungo la via tracciata sin dall'insediamento di questa amministrazione, la volontà cioè di sottoporre a consultazione referendaria la variazione dei confini. Restiamo ad Agrigento, quello odierno è il giorno decisivo per il futuro del consorzio universitario della provincia di Agrigento, i particolari in questo servizio di TVA. C'è attesa da parte degli studenti del polo universitario di Agrigento. Domani è il giorno decisivo. I soci fondatori del CUPA dovranno mettere sul tavolo le rispettive quote oppure retrocedere. La sede si veste di slogan e manifesti. Gli studenti presidiano la struttura in attesa di ottenere risposte concrete sul loro futuro. E pare anche che si sia aperto un fronte giudiziario inquirenti al lavoro per acquisire atti e documenti necessari a far luce sul percorso economico che ha caratterizzato la gestione del consorzio. Sì, domani dobbiamo essere tutti presenti per presidiare questa assemblea del Consiglio di Amministrazione perché dobbiamo essere certi che se la provincia rientri o meno e ovviamente aspettiamo tutti con ansia questo. Ad oggi ci stiamo preparando con un'assemblea tra noi studenti per cercare di organizzarsi per domani con degli striscioni e per sensibilizzare un po' tutti. Domani presideremo come venerdì scorso e cercheremo di fare il possibile per riuscire a far rientrare la provincia, perché se no dobbiamo prendere altre strade. La nostra posizione è chiara, ormai abbiamo anche scritto degli striscioni per manifestare il nostro disappunto contro il gioco politico che fanno ancora sul CUPA. Abbiamo fatto alcuni slogan come basta politica sulla cultura, perché veramente ormai stanno giocando sulla cultura, sul futuro di Agrigento e sul futuro di tutti gli studenti. Non possiamo continuare così, i ragazzi hanno bisogno di sicurezze, anche perché senza sicurezze non possiamo andare avanti né a studiare e neanche a preparare un futuro prossimo. Pensate che lo stato di precarietà di questi anni abbia fatto sì che il numero di iscrizioni sia diminuito e abbia causato, sia una concausa, diciamo, del declino di questa realtà? Sì, comunque sia, da 6-7 anni che annualmente si chiudono almeno un corso di laurea, perché prima erano 12, poi 6, poi 4, ora 2. Quindi chiudendo il corso di laurea, soprattutto con le informazioni che si hanno, ogni padre, ogni famiglia non iscrive il figlio in un'università precaria, in un'università che da un momento all'altro può chiudere. Ed è anche per questo che il numero degli iscritti, diciamo, sono calati. Come vedete la possibilità di privatizzare l'Ateneo? Credo che sia inaccettabile che questa proposta venga accolta, in quanto giustamente non tutti gli studenti hanno la possibilità di poter studiare e quindi pagare le tasse così alte. Inevitabilmente i servizi saranno migliori, ma per quante persone? Stamani il consigliere Vitellaro al fianco degli studenti del polo universitario di Agrigento che protestano e attendono la riunione dei soci di domani. Non solo stamani, è da anni che sono insieme a loro, anche perché sono un ex studente del polo universitario. Sostanzialmente domani arriva il giorno della verità. Chiediamo con chiarezza quello che vuole fare la provincia. Se vuole rimanere all'interno del consorzio, mette la quota che gli spetta e cerchiamo di risolvere tutta la crisi che c'è che riguarda il polo universitario. Ancora non sa se riesce a trovare queste somme, allora parliamoci chiaro. Siamo a maggio 2016, è troppo tardi. Che se ne vada fuori. Ci fermiamo per l'intervallo pubblicitario, tra poco. Questo programma è offerto da Ceramiche Licata, lo stile italiano che arreda. Breaking...
la Fiorentina con Redit sconta tutta la merce, fino al 50%. Amore mio, senza un addio mi stai lasciando. World Tour Malaterra. Gigi D'Alessio in concerto il 7 agosto a Licata. Licata bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 24 gradi, la minima di 15 gradi. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da nord-ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da nord-ovest. Mare mosso, umidità oscillante tra il 45 e il 65%. Questo programma vi è stato presentato da... Dai fratello Antona, grande la qualità, di piccolo c'è soltanto il prezzo. In apertura di seconda parte ci occupiamo della giornata della legalità fissata per il prossimo 23 maggio. Ad organizzarla a Licata è il laboratorio teatrale Il Dilemma. Ascoltiamo la intervista. Il 23 maggio la giornata della legalità organizzata dal laboratorio teatrale Il Dilemma. Spieghiamo il programma. Allora, intanto... Questo è un progetto che praticamente nasce come stage di laboratorio, il progetto che si chiama Guardie e Ladri. Abbiamo ritenuto necessario che il progetto non rimanesse dentro le quattro mura del laboratorio e che avesse una ricaduta appunto sul territorio. Quindi sono state invitate le scuole che hanno accettato, devo dire, con molto entusiasmo questa iniziativa. È il 23 maggio dalle 10 di mattina alle 22:30 ci saranno varie esibizioni sia dei ragazzi delle scuole che dei laboratori appunto. Intanto cioè quello che l'iniziativa vuole specificare non è un concetto di legalità, perché noi non siamo del mestiere, non siamo magistrati, non siamo giornalisti. Quello che vogliamo appunto far capire ai nostri ragazzi è il concetto di chi sono le guardie e chi sono i ladri, partendo però da un concetto di ladri, dico io, perché tutti siamo un po' ladri, ad essere guardie ci vuole tempo a maturare questo concetto. Quindi ci siamo messi in discussione un po' con le nostre trasgressioni, tutte le facciamo, mi sono messa in gioco per prima io raccontando i miei piccoli trascorsi di ladra, ladra nel senso lato, perché ora dobbiamo stare attenti pure a quello che diciamo, e quindi i ragazzi piano piano li abbiamo aiutati a maturare una coscienza civile, perché male non fa, tutto qui. C'è, come ha detto anche Luisa Bianchi, la partecipazione importante da parte delle scuole. Sì, diciamo che la mia presenza qui oggi ha un duplice ruolo, perché faccio parte della compagnia ma sono anche un insegnante. Le scuole parteciperanno, hanno accettato quasi tutte di contribuire a questa giornata, di essere attori di questa giornata, perché come educatori crediamo tantissimo nel fatto che la legalità vada trasmesso ogni giorno con i comportamenti quotidiani, che la legalità vada costruita, vada preservata e che comunque bisogna essere testimoni di legalità proprio nella nostra vita quotidiana. In questo le scuole stanno partecipando con diversi progetti, con diverse performance, con video, drammatizzazioni, letture di poesie, dalla scuola dell'infanzia alle scuole superiori, in modo che i ragazzi possano avere un confronto e che vi possa essere anche una continuità, nel senso non c'è un momento adatto della vita per parlare di legalità, ma è un percorso che si deve fare sin dalla più tenera età, e fortunatamente le nostre scuole a Licata danno un grosso contributo
al riguardo, perché vi sono delle, proprio delle commissioni che si occupano di questo aspetto della nostra vita, e il giorno 23 sarà una bella occasione per confrontarsi. Il 23 e 24 maggio si svolge a Canicattì un corso di formazione dal tema La comunità terapeutica assistita, salute mentale e integrazione con il territorio, le buone prassi nella riabilitazione psichiatrica, rivolto agli operatori dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento e convenzionati e che lavorano nell'ambito della riabilitazione psichiatrica. Il Comitato Civico Domenico Cantavenera ha organizzato un sit-in per il prossimo 4 giugno presso la diga Gibesi. Sentiamo le interviste ai componenti del Comitato. Dunque si concretizza quella che è una vostra iniziativa, l'iniziativa del Comitato Civico, cioè il sit-in il 4 giugno per la diga Gibesi. Esatto, questa breve comunicazione serve per informare i nostri compaesani che il nostro Comitato ha organizzato questa manifestazione per il 4 giugno per andare alla diga Gibesi a fine di poter farla funzionare e poter dare l'acqua a molti agricoltori della provincia di Agrigento, non solo di Licata. Io personalmente spero che questi agricoltori, a parte il fatto che l'agricoltura interessa a tutti, spero che gli agricoltori si facciano presenti e non aspettano il piatto amministrato, come si dice, e ci fanno fare belle figure, perché essendo tutti uniti già dimostriamo la necessità di queste cose. Ecco, un'iniziativa che intende proprio richiamare l'iniziativa dei politici, delle istituzioni, proprio per far realizzare questo progetto molto importante per il settore della agricoltura. Come sarà articolata l'iniziativa? Intanto devo dire che in questo momento brutto, diciamo, per Licata, in cui Licata sembra spaccata in due, chi è a favore e chi è contro questa amministrazione, noi ci poniamo, possiamo dire, al centro. Diciamo che vogliamo unire, con questa manifestazione noi vogliamo unire tutti e questo è il momento giusto per ottenere il finanziamento di questa diga, perché l'attenzione ormai è di tutti i politici, del governo e verso Licata. Quindi uniamoci tutti insieme, facciamo una manifestazione che ci unisce e vediamo di ottenere quello che cerchiamo. Noi ringraziamo quelli che già si sono adoperati per seguire la progettazione, il Tribunale del Malato con Tone Licata, ringraziamo, ma noi a questi signori vogliamo dare una mano. Intanto diciamo che la manifestazione partirà il 4 giugno, raduno alle ore 8 in Piazzale delle Foibe. Per ora non assicuriamo, diciamo, mettiamo a disposizione le nostre auto. Abbiamo fatto una richiesta all'amministrazione comunale se ci può fornire un autobus, se sono disponibili, se non sono disponibili noi andremo lo stesso con i nostri mezzi e daremo passaggio a chi, se abbiamo spazio, chi vorrà venire. Quindi uniamoci tutti insieme, cittadini di Licata, e facciamo questa iniziativa per il bene di tutti. Ci sono in gioco 15.000 posti di lavoro, tra quelli direttamente e quelli indirettamente, diciamo, interessati, perché non è rivolto solo alle campagne, all'agricoltura questa diga, è rivolta anche ai professionisti, agli artigiani, a tutti quanti operano attorno agli agricoltori. L'agricoltura a Licata, insieme alla pesca, è, diciamo, il fulcro dell'attività economica delicata. Quindi se vogliamo veramente avviare uno sviluppo sostenibile come noi siamo, noi nel nostro comitato siamo Comitato Civico per lo sviluppo sostenibile, l'acqua e la sicurezza. Quindi su questo argomento ci troviamo proprio a nostro agio. Era questo l'ultimo servizio in scaletta, grazie per la cortese attenzione, arrivederci.